Il programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata di Calvision del nostro talk show settimanale di approfondimento. Oggi parleremo dell'attività dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia, San Francesco d'Assisi. Dunque, quali le novità per quanto riguarda i nostri meravigliosi cieli umbri? Di questo e di molto altro parleremo dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Non mancate, a tra poco. Molti clienti vengono da noi proprio perché non sanno qual è la loro difficoltà nel tornare in forma e noi siamo riusciti con il nostro metodo a interpretare i vari blocchi che il corpo ha. La Fiore Biocosmetica seleziona da anni per i propri clienti i migliori prodotti vegetali e biologici che il mercato propone, per aiutare il parrucchiere ad ottenere risultati straordinari nel rispetto delle persone e dell'ambiente. Yeah.
CLP cresce e si rinnova. Dopo 30 anni di specializzazione in scaffalature metalliche e arredamenti per ufficio, apre anche il settore casa. Cucine, divani, pareti attrezzate, camere da letto, camere per ragazzi, armadi e cabine. Nel nostro nuovo showroom troverete le marche più prestigiose a prezzi concorrenziali. Lavori su misura e sopralluoghi gratuiti. CLP Arredo Services è in via Palmiro Togliatti 98, Taverne di Corciano, Perugia. CLP Arredo Services, dopo 30 anni, una tradizione che si rinnova. Eccoci carissimi telespettatori, pronti per una nuova puntata. Oggi parliamo di un argomento veramente molto interessante, perché parleremo dei nostri cieli umbri ed in modo particolare dell'aeroporto San Francesco d'Assisi, nel nostro bellissimo aeroporto San Francesco d'Assisi. E lo faremo con degli illustri ospiti, dottor Umberto Solimeno, direttore dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia, San Francesco d'Assisi. Grazie per aver accettato il nostro invito, e con il portavoce sempre dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia, San Francesco d'Assisi, dottor Riccardo Marioni. Grazie per aver accettato il nostro invito, ovviamente sempre. Dunque, l'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi è un aeroporto civile che serve la nostra bellissima Umbria da diversi anni. Quanti anni or sono? Facciamo un po' di storia, che non nuoce. Assolutamente, brevissimamente, come tutti diciamo, i periodi particolari, nel 1935 l'aeroporto nasce come aviosuperficie, ne furono creati tanti in quel periodo in Italia. La vera svolta arriva nel 2012, quando con il 150° anniversario d'Italia noi abbiamo una struttura che permette finalmente di poter essere chiamata veramente un aeroporto civile, aperto al traffico civile, e che permette di accogliere finalmente compagnie aeree e aerei di un certo, diciamo, un certo peso, quindi tonnellaggio, e quindi con molti posti a bordo. Questo avviene nel 2012, e dal 2012 ad oggi tanti cambiamenti all'interno dell'aeroporto che portano la struttura ad essere una struttura disegnata da Gaio Lenti, che è un architetto famosissimo che ha fatto veramente la storia nell'architettura in Italia e che ci ha donato questo bellissimo progetto, e che vede un aeroporto molto gradevole, bello da vivere, e con un'infrastruttura che, devo dire, è all'altezza del proprio ruolo di rappresentante di una regione, quella dell'Umbria. Dunque abbiamo tante novità. Allo stato attuale però quello che ci interessa, quali sono le compagnie che vi operano e quanti voli sono stati attivati recentemente, ovviamente poi... Sì, intanto bisogna dire che in questi anni l'aeroporto è sempre cresciuto, mediamente cresciuto, come dimostrano anche delle slide che vi abbiamo portato. È sicuramente un aeroporto che ha visto per molto tempo una sola compagnia, in modo particolare Ryanair. Finalmente, che attiva dal 2006. Sì, esatto, che ha investito molto sull'aeroporto. È una compagnia che in Italia è molto presente, ma nell'Umbria ha voluto investire prima di tutto con il Londra, che è un collegamento molto importante, il Catania, e poi pian pianino ha provato degli inserimenti che potevano essere, diciamo così, interessanti. C'era la Trapani, adesso non c'è più, e poi la Bruxelles durante l'estate,
Negli ultimi tempi la compagnia si è affiancata ad altre compagnie, come una compagnia italiana che si chiama Blu Panorama, insieme con Alba Wings, che collega l'Albania e Tirana. E nel prossimo futuro finalmente altre nuove compagnie si affacceranno a questa, a queste importanti, diciamo, compagnie come Alitalia, che da poco ha aperto il volo su Milano, e prossimamente la Transavia e la Malta Air, che è una compagnia del gruppo di Ryanair, ma che diversifica il prodotto attraverso questa appunto compagnia creata ad hoc sulla diciamo la piattaforma di Malta. Queste sono più o meno le compagnie. Nel prossimo futuro si aggiungerà poi un'altra compagnia che si chiama Lauda, sempre del gruppo di Ryanair, ma con un marchio differente, che collegherà Vienna, che è una delle novità per il prossimo futuro. Quindi l'aeroporto di San Francesco sta crescendo. Direttore, dunque, allora sappiamo che ci sono stati dei voli stagionali che sono diventati ovviamente poi annuali. Parliamone, perché è molto interessante, no? Sembra che ci sia tanto successo. Tu sei molto gentile ed educata, ma dobbiamo tirare in ballo anche alcune polemiche che hanno investito l'aeroporto. Assolutamente. Perché la ricchezza dell'aeroporto sta nel numero di rotte attivate, quindi il territorio, il pubblico vuole le rotte. Dove si va attraverso l'aeroporto San Francisco? E bisogna attivare dei voli che necessitano di risorse. Cioè, la prima capacità importante di un aeroporto è il denaro, sono le risorse che che le istituzioni, quindi io i soci di maggioranza dell'aeroporto sono essenzialmente due, e cioè Sviluppo Umbria, che è società finanziaria in qualche modo della regione, e Camera di Commercio. Poi c'è la fondazione, che non può essere per statuto socia di nulla, ma che finanzia insieme con gli altri due soggetti per un totale di circa 3 milioni all'anno, un milione a testa, grosso modo. E questi denari servono, al di là del mantenimento dell'aeroporto, per attivare dei voli. Li chiamiamo incentivi, contributi. Le compagnie aeree, al di là delle capacità straordinarie del dottor Solimeno, del direttore, buone relazioni, quindi tentativi di sviluppo verso certe rotte, poi ci vuole il denaro, perché nessuna compagnia viene a rischiare grandi cifre, e quindi attraverso questi finanziamenti ne restano circa 2 milioni e 2 ogni anno per incentivare voli. L'aeroporto, il dottor Solimeno e altri dirigenti cercano di invogliare le compagnie low cost a venire. Le polemiche del passato hanno riguardato una quantità di risorse, purtroppo, questi 2 milioni e 2, troppo contenuta, in maniera forse un po' azzardata, lo faccio io per questo, perché è poco elegante, tracciamo dei confronti. Il confronto più importante, di grande evidenza, è quello che riportiamo attraverso la comparazione con Cuneo, che è un aeroporto piemontese, vicino a Torino, non lontano da Milano, da Genova, con aeroporti attorno, che ha, per incentivare i voli, il corrispondente dei nostri 2 milioni e 2, ben 6 milioni, nonostante abbia poco più della metà dei passeggeri di Perugia. Questo è un po' l'evidenza, la cartina di tornasole del tutto. Quindi attraverso questi denari si sono attivate delle rotte, ora ne sono arrivate delle altre, questa che riguarda la più importante per certi motivi, sia di turismo che di collegamento, ne parleremo poi con l'Europa, e anche a livello di imprenditorialità e quindi passaggi commerciali della nostra regione, con Milano, che è un volo quotidiano tutti i giorni dell'anno. E ora, come ha già detto il dottor Solimeno, ve ne sono altre alle porte, due stagionali che partiranno rispettivamente marzo ed aprile prossimo verso Rotterdam e Vienna. Verso Vienna. Sono già aperte le prenotazioni, che tra l'altro, Umberto, stanno andando piuttosto bene. Sì. Quindi a quel punto saranno ben 8 le rotte, che poi magari vediamo, anzi la regia, se è possibile, può proporci la grafica a raggiera con tutti i voli che partono. Chiediamo al nostro regista Leonardo. Da San Francisco. Dobbiamo dire che
Allora, anche per spiegare un po' come funziona, molto spesso ci sono delle aspettative che il territorio si richiede e si pone, no? Il sistema degli aeroporti in Italia, ci sono 46 aeroporti che oggi funzionano e sono aperti al traffico commerciale, civile. Questi 46 aeroporti lottano tutti per avere più voli e lottano attraverso i contributi del territorio. Non c'è nulla di Eccola nuovo. La mappa. Esatto, questa è la mappa. Allora, dobbiamo dire che questa mappa si è molto evoluta, perché poco tempo fa avevamo poco meno di 5 destinazioni, e avevamo 3 compagnie sostanzialmente, 2 in co-chair, quindi che erano insieme, che è Blue Panorama e Alba Wings e la Ryanair. Oggi abbiamo... Quindi c'è stato un incremento. C'è stato un incremento. L'incremento che vediamo sia già in questo inverno, perché la Milano insieme con Malta, che diventa tutto l'anno, porta praticamente a 2 nuove destinazioni con... Quindi Milano e Malta annuali. Annuali, insieme con Catania e in Londra, che sono annuali, così come il Tirana, che è annuale. Facciamo prima dire gli stagionali. Fino adesso solo Bruxelles, gli altri sono diventati annuali e arriveranno Rotterdam e Vienna. Stagionali. Che sono stagionali. Okay. Al momento quindi sono 3 stagionali e il resto sono tutti annuali. Esattamente. Quello che è importante è non solo il numero di destinazioni servite, che come vedete sono aumentate rispetto alle 5, sono diventate 8, ma non è questo il significativo. Cosa è significativo? Il fatto che noi passiamo da sostanzialmente 19 voli dello scorso anno, 19 frequenze settimanali, si calcolano a settimana, quindi voli, a 36 quest'inverno, e quindi raddoppiando sostanzialmente l'offerta dell'aeroporto. E il prossimo anno addirittura aumentiamo da poco più di 26, credo, ci dovrebbe essere anche uno slide, a 58 frequenze settimanali. Cosa significa questo? Che avremo molti più voli offerti dall'aeroporto la tendenza è di una crescita che quest'anno... E non c'è, perché il 2019 chiude sostanzialmente in pareggio col 2018. Esatto, il motivo è semplicemente che a gennaio e febbraio avevamo dei voli della Wizz Air sulla Romania e il Trapani di Ryanair, che non c'è più. E siamo riusciti a recuperare questo gap a fine anno grazie ai voli di Alitalia su Milano, che tra l'altro sta andando bene, e al volo di Malta, che continua durante l'inverno. Quindi più o meno i dati sono stabili. Più o meno negli i dati sono stabili. Anni. Però dobbiamo incrementare, dobbiamo aumentare. Esatto, il prossimo anno la nostra previsione, che è una previsione molto calmierata, perché noi non possiamo fare previsioni in quanto non siamo la compagnia aerea, ma possiamo fare delle stime, ci dice che l'anno prossimo sarà l'anno dei record, cioè l'anno nel quale probabilmente supereremo il famoso numero di 276.000 passeggeri che è stato realizzato nel 2015, portando molto vicini alla soglia tra i 280.000 e i 300.000, questo dipenderà, passeggeri all'aeroporto nell'anno solare. È un grande salto in avanti, perché se guardiamo alla crescita, l'anno prossimo avremo 30% di crescita, e normalmente gli aeroporti si muovono sul 5% di crescita media annuale. Quello che è interessante è che in questi anni abbiamo dimostrato che l'aeroporto continua a crescere del circa 30%, cioè una crescita che è sostanzialmente costante, progressiva, anche se ci sono degli alti e bassi, ma sostanzialmente tende a crescere. E lo facciamo tutto con quello che purtroppo oggi il territorio destina al nostro aeroporto. L'aeroporto non vuole soldi per
per sé, perché l'aeroporto non ha bisogno di soldi per sé, ha bisogno certamente di avere un territorio unito che permetta di poter sviluppare insieme una promozione che è turistica. Io posso anche ufficialmente darvi un dato. Che fa comodo a tutti noi. Fa comodo a tutti, nessuno escluso. Tra diretto ed indotto, l'Airport Council, che è un'associazione internazionale degli aeroporti, ha calcolato l'impatto di un euro investito mediamente da un aeroporto per l'attrazione dei, diciamo così, dei turisti, con un ritorno sul territorio che mediamente vale circa 55 euro. Cioè un euro investito vale 55 euro sul territorio. Che significa? Che il nostro turista medio, quando arriva, incentivato da quell'euro, alla fine, tra alberghi, ristoranti, trasferimenti, shopping, eventi, eccetera, eccetera, sul lavoro diretto ed indiretto all'aeroporto. Non dimentichiamo che l'aeroporto dà da lavorare a 300 famiglie c'è un indotto. Esatto. Dovrebbe crescere anche questo dato. E tutto dato. Questo, e questo è territorio, questo arriva al territorio, non arriva all'aeroporto. L'aeroporto non guadagna su queste cose. Il passeggero, una volta che esce dall'aeroporto, arriva in aeroporto, prende la sua strada per arrivare alla destinazione finale, e molto spesso la destinazione è quella della regione. Ecco, l'esempio numerico reale rispetto alla proporzione tracciata dal direttore Solimeno, un conteggio realizzato sul 2018 prendendo i passeggeri che sono giunti a Perugia attraverso i voli, evidentemente l'ingresso, il cosiddetto incoming anche a livello turistico, cioè voli provenienti o dalla Sicilia o da Londra o da Bruxelles, un totale di circa 160-65.000 passeggeri, in gran parte, in buona parte turisti. Se dividiamo i 2.200.000 euro investiti per i voli di cui dicevamo, senza considerare il valore dell'uscita, il servizio che dai al territorio, per chi va all'estero, eccetera, facendo finta che quei soldi vengano investiti solo per portare questi passeggeri dall'estero, dalla Sicilia in Umbria. Quella cifra divisa per i passeggeri ci conduce a un investimento del territorio, delle istituzioni, di quei 2 milioni e 2 che vengono forniti da soci ed altri, come la fondazione, 13 euro. Cioè il sistema territoriale con 13 euro porta una persona in Umbria che resterà 3 giorni, 4, 7, a seconda della distanza di voli, sapendo che la permanenza del turista medio che arriva in aereo è molto superiore a chi viene con altri mezzi, che sia auto, autobus, eccetera, o treno. E quindi quel soggetto che tu porti spendendo 13 euro è ovvio che sul territorio e torna a quella proporzione ne lascerà 500, 1000, a seconda di quanti giorni sta, di quello che compra, di come vive, eccetera. E quindi è un moltiplicatore rispetto al PIL regionale, purtroppo. Quindi rispetto all'investimento, povero. Quindi si dovrebbe investire di più, e speriamo che in futuro si possa attivare qualche volo per la Polonia, direttore, visto che il professor Cardini ha parlato che Assisi potrebbe essere la nuova Gerusalemme e San Francesco l'Alter Cristo, e dunque anche il, ovviamente Cracovia, il turismo religioso, perché no? Sì, sicuramente. E poi chiudiamo la prima parte, ovviamente, sì. Nella seconda parte parleremo di altre cose. Allora, sicuramente questo mi permette... Chiediamo la provvidenza. Adesso rispondo prontamente, però mi permetto di fare una piccola parentesi. Relativamente a questo, c'è un desiderata del territorio. È chiaro che tutti vorremmo avere il volo per Madrid, Parigi, molto sento dal territorio richieste anche un po' piuttosto strane relativamente a determinate destinazioni. Cosa fa l'aeroporto? Allora, noi facciamo un lavoro sostanzialmente di promozione. Cerchiamo di andare sui mercati che abbiamo capito e individuato che possono essere dei mercati che possano avere delle ragioni. Sappiamo per esempio che il primo mercato è quello tedesco, stiamo cercando di valorizzare questo mercato attraverso qualche, come dire, stimolo a compagnie. Un altro mercato importante che per noi lo è stato è quello romeno, ahimè,
Nel senso che è un mercato che ha dato dei numeri e noi stiamo cercando di andare verso questa strada. La Sicilia orientale col Trapani, quindi Palermo, Trapani, potrebbe essere un altro elemento. E poi ci possono essere tante altre cose che noi non sappiamo, e questo perché? Perché è la compagnia che decide. La compagnia aerea è l'unica, diciamo, depositaria di quella che è una scelta economica legata al business, quindi alla profittevolezza o profittabilità, diciamo, di una determinata destinazione, che noi non possiamo, neanche volendo, pagando, poter ottenere, favorire, perché favorire, certo. Possiamo stimolare. La Polonia è certamente una destinazione che ha molto interesse sia per la regione sia per gli stessi polacchi, lo sappiamo, ma non ha ancora dei grandi numeri che possono essere espressi, cioè ha una forte potenzialità, ma non sappiamo quanto sia necessario lo sviluppo, diciamo così, in termini economici, per poter poi avvicinare qualche compagnia. L'abbiamo fatto, c'è qualcuno che incomincia a pensarci, sicuramente si potrebbe partire con una base di voli charter, che è un po' diverso dai voli di linea. All'occorrenza. E su questo stiamo lavorando. Allora, visto che stanno apparendo... E poi andiamo in pubblicità. Sì, stanno apparendo dei nomi che sono... Quindi chiediamo alla regia, Leonardo... Mi vedo già sul monitor. Sì. Che sono le destinazioni... che si possono raggiungere attraverso Milano-Linate. È una grande novità di questi tempi, perché dal 27 ottobre si va ogni giorno a Milano e da Milano-Linate, che non è l'hub di Malpensa, quindi ma ci sarà un volo ogni quotidiano? Sì, i voli ci sono già quotidiani per Milano, ma da Linate, che si è rafforzato negli ultimi anni, ci sono altri voli per l'Europa, che, eccoli, li vediamo, hanno coincidenze dirette con il Perugia-Milano, quindi unico biglietto senza trasferimento bagagli, quindi voglio andare a Parigi, Amsterdam, Ginevra, Francoforte, Londra città, che è l'aeroporto più comodo, London City, rispetto... Quindi questa è la coincidenza. Sono le coincidenze. Queste sono le migliori coincidenze. Sono le migliori coincidenze. Poi si va in altre sei quindi città. Quindi non è che uno deve aspettare, poi no, arriva a Milano, questo poi è entro prende... massimo un'ora e 32 ore dall'arrivo a Linate. C'è da dire che sono anche delle coincidenze che sono molto agevolate dall'Italia. Faccio un esempio, proprio oggi c'era un'offerta di Alitalia su Parigi a 139 euro andata e ritorno. Sono delle tariffe pazzesche, se vogliamo, perché credo che il Milano-Linate in questo momento sia a 54 euro andata e ritorno con un'offerta speciale. Chiedo scusa, solo andata. Quindi stiamo parlando di 109 euro andata e ritorno sul Milano-Linate. Con poco più vai... Con poco in più capitali. Di 30 euro vai a Parigi o ad Amsterdam o a Ginevra. E dunque speriamo che il nostro aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi cresca sempre di più. A tra poco, pubblicità. Ogni blocco che il corpo ha ce lo esprime visivamente. Noi siamo riusciti, dopo la nostra consulenza, a farvi capire dove è il blocco e lo scioglieremo. Questo è il blocco. Crea ovviamente delle adiposità, delle ritenzioni, e noi andremo con le nostre manualità e i nostri prodotti a sciogliere il blocco per rimodellare la tua vita.
La Fiore Biocosmetica seleziona da anni per i propri clienti i migliori prodotti vegetali e biologici che il mercato propone, per aiutare il parrucchiere ad ottenere risultati straordinari nel rispetto delle persone e dell'ambiente. CLP cresce e si rinnova. Dopo 30 anni di specializzazione in scaffalature metalliche e arredamenti per ufficio, apre anche il settore casa. Cucine, divani, pareti attrezzate, camere da letto, camere per ragazzi, armadi e cabine. Nel nostro nuovo showroom troverete le marche più prestigiose a prezzi concorrenziali. Lavori su misura e sopralluoghi gratuiti. CLP Arredo Services è in via Palmiro Togliatti 98, Taverne di Corciano, Perugia. CLP Arredo Services, dopo 30 anni, una tradizione che si rinnova. Bentornati gentilissimi telespettatori in studio, continua la nostra puntata sul nostro bellissimo, bellissimo aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi. Dunque, quali le novità? Con noi il direttore Umberto Solimeno e il dottor Riccardo Marioni, portavoce della SAS, ovviamente dottor Umberto Solimeno. Dunque, l'aeroporto, abbiamo parlato di crescita nella prima parte, l'aeroporto sta crescendo. La nostra domanda è questa: crescerà con il nuovo governo regionale? Secondo voi quali sono le intenzioni? Visto che abbiamo questo bellissimo gioiello, una vista spettacolare, no? Per chiunque arriva, scende, vede Assisi, la nuova Gerusalemme, l'Alter Cristo, San Francesco è stato definito. E dunque, quali le previsioni? Qual è il futuro? Dobbiamo combattere. Io parlo da tecnico, sono un tecnico, quindi posso solo dire che ci sono delle buone prospettive e sicuramente ottime prospettive e della grande potenzialità. Cioè, io credo che in sintesi l'aeroporto possa continuare a crescere, fortemente a crescere, parliamo di incrementi del 30%, quindi insomma sicuramente nel corso dei prossimi anni potremmo arrivare a quelle famose soglie dei 400.000 passeggeri e senza andare tanto in là con il tempo. Ci sono delle belle prospettive, compagnie aeree che si interessano sempre di più, un anno e mezzo abbiamo seminato, siamo andati in giro per l'Europa a presentare l'aeroporto, credo che stiamo raccogliendo i frutti, ne abbiamo già visti, le novità sono appunto quelle che abbiamo detto, l'anno prossimo avremo in più Rotterdam e in più il Vienna e credo che sia solo l'inizio. Dopodiché mi fermo, lascio la parola ecco, a chi nel non 2012 è abbiamo detto sono stati investiti quasi 40 milioni, 46 milioni e dunque cioè, un investimento così importante non è che ci possiamo fermare qua, giusto? E diamo il giusto valore a questo aeroporto internazionale che è diventato nel 2012 sempre internazionale. Mi dai il là per agganciarmi alle polemiche di cui dicevamo in apertura. Cioè, chi dovesse seguirci, di coloro che hanno criticato anche in alcuni momenti, giustamente determinate scelte, potrebbero dire ma quindi vi fermate qui tutto rose e fiori all'aeroporto? No, cioè è successo negli ultimi anni che chi reclamava nuove rotte, nuovi collegamenti, ha visto invece di smetterne alcuni e fare qualche scelta
su compagnie che si sono dimostrate inaffidabili. Una di queste ha preso anche del denaro, metà di questo si è recuperato, l'altra metà si sta recuperando attraverso un'azione legale. Perché? Perché se non ci sono i denari necessari per attrarre le grandi compagnie low cost disponibili, ma sempre attraverso una contribuzione... Perché i denari ci vogliono. Certo, e devi scegliere altre compagnie e misurarle nelle loro volontà, nelle loro capacità. Ora credo che il tiro si sia totalmente aggiustato, dopo quei tentativi si brancolava perché? Perché non c'erano denari e alcune rotte sono state dismesse non perché andassero male, ma semplicemente perché le compagnie che hanno contratti sempre a loro favore unilateralmente possono decidere anche se va bene non viaggio più lì. Esempio, e qualcuno tra i critici lo ricorderà, qualcuno ha detto perché non si quindi va più. Quindi i voli andavano bene, ma le compagnie hanno deciso un di... Un esempio, Francoforte operato lo scorso anno da Ryanair. E molti hanno detto perché nemmeno Francoforte ha retto. No, Francoforte aveva avuto un numero di passeggeri, 17.500, superiore al minimo garantito che chiedeva la compagnia di 15.000, quindi favorevole. E ma, c'era. Ma allo stesso tempo... è stato attivato un altro volo da Ancona della Lufthansa, che è tedesca, su Francoforte, che aveva evidentemente su quell'aeroporto costi minori di gestione, di parcheggi, eccetera. Ancona è vicino e Ryanair, anziché puntare di nuovo su Francoforte, si è discusso di questa dismissione, ha deciso, Francoforte, chiedo scusa, Ryanair è qui dal 2006, è significativo, sono 13 anni che sta qui ed ora ha aumentato come mai i propri voli, ora sono ben 5 i collegamenti operati da Ryanair e Ryanair ha deciso, anziché Francoforte, di puntare su Malta, te assaggio stagionale, dopo due mesi lo ha già allungato all'annualità, quindi è molto positivo. Il momento storico. E poi ce lo spiegherà il direttore perché Malta ha riscosso così tanto interesse, magari, no? Facciamo... Sì. Direttore, come sì. Mai questa tratta, questa meta così tanto interesse? Ancora una volta si dimostra che non siamo noi del territorio, non è l'aeroporto, ma è la compagnia che decide cosa può funzionare e cosa funziona di meno. Tanto Malta funziona per tanti motivi, un motivo principale è quello dell'attrazione estiva per durante l'estate, bellissime spiagge, bellissimo mare e tante cose da visitare. C'è un motivo religioso, Malta ha grandissime esposizioni di santi, statue, cristi e quant'altro, sapevi, i cavalieri di Malta piuttosto che... Poi c'è un motivo di ordine economico perché insomma è un paradiso fiscale, quindi ci sono anche tante banche. E quarto c'è lo studio dell'inglese è considerata il modo più economico per studiare l'inglese, scuole e quant'altro. E non ultimo i casinò. Ci sono tantissimi casinò in quel di Malta e sappiamo che non insomma, è che vogliamo pubblicizzare diciamo questo aspetto, agli italiani però. Piace, quindi insomma ecco, queste sono più o meno quelle che noi possiamo spiegare. Le ragioni poi sono molto più tecniche e per non annoiare il pubblico non andiamo troppo in dettaglio, però insomma c'è una base che è a Malta, a Francoforte non c'era, c'è una compagnia creata da Ryanair apposta su Malta e quindi anche qua qualche piccolo riferimento e quindi tutto questo insieme produce una redditività per la Ryanair che su Francoforte non aveva. Ricordiamo che Francoforte, tra l'altro, era un aeroporto dove Ryanair volava poco, non aveva una grande base e soprattutto un aeroporto intercontinentale con grandi dispersioni, costa tantissimo e quindi Ryanair poi ha dismesso addirittura proprio di volare su Francoforte. Quanti voli a settimana, direttore? Quanti voli? Due voli a settimana, venerdì e lunedì, che venerdì sono ottimi per il weekend. L'ho interrotta, direttore? Sì, no, intanto Malta è un altro motivo, è anche il clima molto temperato. Forse certo. È il primo approdo per chi non riesce ad andare nelle spiagge egiziane, Sharm e così via. C'è una bella temperatura anche d'inverno, quindi con biglietti davvero... Con ovviamente convenienti, no? Abbiamo detto. Si va a Malta. Allora, la politica, dicevamo, per rispondere a chi da casa dovesse dire... È stato oggetto anche questo di qualche critica, perché non si va più nelle mete turistiche estive, Sicilia-Sardegna, cioè Trapani, dove ci sono grandi spiagge, belle località, e Cagliari.
Anche in questo caso a dismettere quei voli non è stato l'aeroporto, ma rispettivamente Ryanair, che non aveva problemi con Perugia perché il volo andava bene, ma ha avuto un contenzioso con Trapani. Ha dismesso tutti i voli su Trapani, compreso Perugia. Nessuna responsabilità, decide per proprio conto. Cagliari, che era stato operato da una compagnia che tra l'altro appartiene a Poste Italiane, Mistral Air, che andava su Cagliari, ci sono andato anch'io, è una bella rotta, no? Facile, vai al mare in Sardegna in un'ora. Bene, Mistral Air ha deciso di dismettere in tutta Italia i passeggeri, fare solo trasporto merci. Con chi te la prendi? È una decisione della compagnia. Ora si riattivano queste rotte. La politica che dicevamo, quindi chi vuole il territorio complessivamente più rotte deve sperare che il sistema complessivo, le istituzioni e anche investitori privati investano maggiori risorse, perché abbiamo detto che la maggiore capacità, la svolta sono le risorse. Abbiamo ricordato l'esempio di Cuneo, 6 milioni contro 2 milioni e 2, l'aeroporto con 3 milioni, quei pochi 3 milioni, chiude in, come è accaduto nel 2018, in un minimo di utile, destinando i 2 milioni ai voli e il resto per la gestione. Attorno a noi ci sono aeroporti sull'orlo del fallimento con passivi anche di decine di milioni. Quindi, e questo è uno degli aspetti più importanti, l'aeroporto c'è, potenzialmente può ancora crescere, servono le risorse. Ora il governo regionale dovrà decidere quali risorse destinate, si parla di trasporti, se ne è parlato anche durante la campagna elettorale, ci saranno le risorse necessarie per i due sbocchi, le due grandi uscite sono i Freccia Rossa per Milano e incentivare nuovi voli dall'aeroporto, deciderà il nuovo governo, speriamo, nelle prossime settimane o mesi. Speriamo decida bene. Dunque, l'aeroporto sta crescendo, speriamo che cresca sempre di più, perché ci sono tantissime importanti novità. Si parla della scuola del volo, Accademia del Volo. Di che cosa si tratta? In cosa consiste? Un progetto molto Questa importante. Questa è una chicca, un gioiello, si potrebbe dire, un diamante. Sì, è un progetto che è nato da... Che merita la nostra Umbria. Dall'idea di un imprenditore italiano che era a Hong Kong, e il quale attraverso un fondo inglese ha studiato un po' il mondo dell'aviazione, essendo il pilota... A livello mondiale. E ha scoperto che sostanzialmente una scuola completa che potesse permettere tutti i mestieri aeronautici, cioè dall'hostess banalmente al pilota, al comandante, al meccanico, a tutti quei ruoli che sono invisibili, che sono l'ingegnere aerodinamico, ingegnere aeromeccanico, nomi un po' più complessi come flight dispatcher, eccetera, eccetera, anche ruoli aeroportuali, non esistesse al mondo che una sola scuola basata ad Orlando in Florida. C'è poi uno studio fatto per capire che nei prossimi anni ci sono molti, moltissimi piloti che dovranno essere formati e che cercano una scuola che sia completa, che possa formarli con tutti i tipi di aerei e non solo con alcuni specifici aerei, perché le altre scuole sono, diciamo così, un po' più, come dire, più attente, specifiche in una determinata macchina. È come se portare un Airbus sia diverso di portare un Boeing, e quindi ogni poi macchina ha una sua specializzazione, perché un Boeing 380 ha una sua tecnicità e un Boeing 747, adesso non più in produzione, 737 ha un'altra sua criticità. Per questo questa scuola si propone di essere a Perugia, dopo aver poi l'ultimo studio che è stato fatto, realizzato dall'Università di Pisa, che ha studiato il mercato europeo e poi quello italiano in modo particolare, e ha scoperto che c'è un paio di aeroporti in Italia che potevano prestarsi per una serie di condizioni geofisiche, per una serie di opportunità, vicinanza di altri aeroporti, laghi, mare e quant'altro, a poco più di un'ora di volo. Questo ha permesso praticamente di realizzare un progetto è stato presentato.
stato approvato dopo un bando dall'aeroporto e dopo dall'ENAC, e oggi questo progetto si appresta a essere, diciamo, nella fase finale, quindi l'ultimo miglio, un progetto che vale tantissimo perché stiamo parlando di 70 ai 90 milioni di euro, che vedrà nei prossimi 35 anni lo sviluppo di questa università, accademia, a tutto tondo, unica nel suo genere a Perugia, che ci darà grande lustro e che mi permetto, e poi lascio la parola al nostro portavoce, mi permetto di dire anche in questo caso grandi polemiche sulla diciamo incapacità da parte dell'aeroporto di gestire e quindi di essere limitato da questo progetto. Voglio subito sgomberare il campo da tecnico, non c'è nessun conflitto, l'Accademia ha una sua specificità e ha un suo ruolo che non confligge con lo sviluppo dell'aeroporto. L'aeroporto continuerà a svilupparsi. Quando parliamo di accademia parliamo di movimenti sull'aeroporto, di piccoli aerei a prova, la maggior parte si fa con i simulatori che sono fissi, quindi non impatta sulla pista. E questo non ha alcun problema rispetto alla crescita dei voli o dei passeggeri, delle compagnie che potranno essere illimitate, se vogliamo, perché bisogna ricordare che la capacità di un aeroporto, è un po' tecnico, è legata al numero di passeggeri che può gestire per la struttura e al numero di voli che può gestire per ora. Noi possiamo gestire 13 movimenti, cioè 13 voli all'ora, e quindi questo problema non ce l'abbiamo, e possiamo gestire circa da mezzo milione a un milione di passeggeri. Credo che abbiamo ampi margini di sviluppo per la nostra attività. Quindi è solo un motivo di orgoglio. Un motivo di orgoglio, centro del mondo, perché ci sono investitori australiani, inglesi, italiani, europei. È un'operazione molto importante, che darà lustro se verrà realizzata. Ci vorranno 2 anni dall'approvazione per poter permettere un progetto veramente che ci sarà un fiore all'occhiello per la regione. Ne dobbiamo andare fieri, dunque, ecco, sbandierare questa cosa. Non... Sì, nessuno allo stesso tempo si può far bello di quello che è accaduto. È stata una fortuna che è piovuta addosso a Celsirino. Ricordava il direttore come anche gli algoritmi, quindi i parametri necessari per individuare la migliore superficie, siano frutto del caso, e cioè orografia dei terreni, ha ricordato il direttore, i venti, la vicinanza dei specchi d'acqua, è stato già detto tutto, erano stati scelti 2 aeroporti. Mi piace ricordare che il secondo in ballottaggio con Sant'Egidio era Grottaglie in Puglia, che è stato al momento individuato da società americane per le eventuali partenze, non di aerei, ma da missili per quello che sarà il turismo del futuro, il turismo nel cosmo. Quindi sono 2 aeroporti che vantavano delle prerogative in qualche modo ambientali, orografiche. Quindi intanto ricordiamo che a chi chiede si farà, non si farà, intanto si sono chiusi i tavoli preparatori, uno economico-finanziario, uno tecnico ed uno legale. Ed ora è la fase della firma del protocollo d'intesa, valutazione del Ministero dei Trasporti, eventualmente di quello degli ambienti, e firma del contratto. Dunque la firma potrebbe essere prossima, e la posta della prima pietra a distanza di un po' di mesi. A regime questa scuola potrebbe avere ogni giorno una presenza minima di 1 migliaio di persone, qualcuno con stime forse ottimistiche parla anche di 5.000 persone, che significa dire addestratori, quindi docenti, insegnanti, ad ogni livello, tecnico, di pilotaggio, hostess, una serie di professioni, e allievi provenienti, potremmo dire, da mezzo mondo, perché dopo Orlando, Florida, ci sarebbe questa seconda scuola di Perugia, quindi potrebbero venire, e la decisione di farla qui ha una motivazione, le Americhe gravitano così come l'Oceania sulla Florida, da noi potrebbero arrivare allievi da tutta l'Europa, dall'Asia, dall'Oriente, dall'Africa. Quindi sarebbe davvero frutterà tantissimo, una grande potrebbe fortuna. Fruttare tantissimo il una nostro grande aeroporto. Fortuna. Sarebbe una grande fortuna. Le conclusioni, dunque, cosa chiedete al nuovo governo regionale? Siamo qui per questo, questa trasmissione esiste anche per questo, dobbiamo chiedere, no? Il Signore modo, ci dice chiediamo, chiedete che vi venga dato. In modo politicamente scorretto direi, ma tutti lo sanno,
compatibilmente con le mille necessità di un territorio, di una regione, più soldi possibili, cioè le risorse perché si favorisca l'arrivo. Poi in chiusura, se me lo permetti, chiederei alla regia di farci vedere di nuovo la raggiera e poi le partenze da Milano per far capire come con questi collegamenti da Milano a Linate si può favorire ancor più l'ingresso. Quindi eccola, in attesa della raggiera dei voli, giusto, le conclusioni, cosa chiede al nuovo governo regionale, direttore? Io non l'ho mai fatto, ma visto che esistono le aspettative dall'altra parte, adesso per la prima volta l'aeroporto chiede qualcosa al territorio. No, al territorio io chiedo semplicemente questo. Noi non ci siamo mai lamentati dei collegamenti al di là dell'aeroporto. Io credo che sia arrivato un po' il momento per comprendere che forse è necessario uno sforzo anche su questo. Noi siamo estremamente isolati, ricordiamo la nostra regione è molto isolata, l'aeroporto è la prima porta di arrivi internazionali direttamente in questa regione e credo che sia necessario uno sforzo per collegare con una metropolitana leggera, possibilmente con la ferrovia, meglio ancora. L'aeroporto sarebbe splendido attraverso delle navette piuttosto che noi oggi abbiamo solo una navetta che passa e collega la stazione di Perugia, credo che sia estremamente poco, abbiamo tante altre possibilità attraverso la rete diciamo viaria di poter collegare i grandi o i piccoli comuni e credo che sia questo interessante. E poi un maggior coordinamento sulla promozione del territorio, ricordando sempre che questo aeroporto è piuttosto piccolo, non tanto piccolo perché siamo comunque trentesimi su 46 aeroporti in Italia e dovremmo essere i più piccoli perché siamo la regione più piccola dal punto di vista di bacino, però appunto un po' più di coordinamento su quello che è la promozione all'estero delle singole diciamo dei singoli enti, dei singoli paesi, dei singoli diciamo delle singole istituzioni e stessi albergatori. Credo che ci sia una cabina di regia che debba essere necessaria e che possa permettere di poter dire guardate che esiste anche l'aeroporto. Piccolo ma sicuramente il più bello. Assolutamente sì. Certamente confortevole. Allora, la raggiera che dicevamo, se possiamo recuperarla. Daniele, ecco, già la vedo, sì. Eccola. Al momento sono 6 le destinazioni, da primavera saranno 8 quelle che vedete. Allora, con l'eccezione di Bruxelles, che è l'unico volo quest'anno delle 6 destinazioni tolte Vienna e Rotterdam, unico stagionale, quindi da aprile 6-7 mesi ad ottobre, gli altri voli sono tutti annuali, con Milano che è addirittura quotidiano, l'unico evidentemente, quindi Malta, Catania, Milano, Londra, Tirana, Bruxelles stagionale e in primavera vedete che il 31 di marzo verrà avviato Vienna stagionale, quindi per circa 6-7 mesi, e Rotterdam il 18 di aprile, ancora stagionale, quindi 8 destinazioni. Abbiamo ricordato come lo scorso anno al sistema sia costato appena 13 euro portare un passeggero da Londra, da Bruxelles. E quello che produce invece? Che produce per decine e decine di volte, evidentemente. E l'altra slide, e poi quello se possibile, che potrebbe produrre, quello che produrrà. Sì, e già sta producendo per chi è venuto l'anno scorso, il conteggio ha riguardato il 2018. Questi sono i collegamenti, non solo questi, ve ne sono altri 6 in verità, ma sono quelli che sia all'andata che al ritorno da Perugia godono di una immediata coincidenza, circa un'ora e mezza, quanto ci vuole per spostarsi all'interno dello scalo. Un giusto spazio di Parigi, tempo, no? Certo, perché dobbiamo Amsterdam, Ginevra, Francoforte, London City, con unico biglietto a partire da Perugia, con varie promozioni che ricordava il direttore, Parigi a poco più di 120 euro. E senza cambio bagagli. Allora pensate che abbiamo avuto di recente un incontro sia con il mondo del turismo, tour operator e agenzie, che con quello imprenditoriale. Bene, si ricordava come, e qui rientra in gioco la promozione cui faceva riferimento il direttore Solimeno, cioè sono i tour operator che dovranno promuovere in giro per l'Europa la possibilità di venire a Perugia, a Sisi, che è un grande richiamo, partendo, si diceva, ma è una verità, dalla propria casa, o di Parigi il francese, o da Amsterdam l'olandese, o da Londra e così via, alle 6-7 del mattino, prendere l'aereo da quelle capitali, essere a Milano intorno alle 11, partire verso le 11.30 per Perugia, essere a Perugia intorno all'una e pranzare sotto la Basilica di Assisi, che sia Perugia, che sia quello che volete, in poco tempo. Quindi questi collegamenti potrebbero davvero favorire quell'incoming, cioè l'arrivo di turisti, che per la nostra regione sarebbe ossigeno.
Dunque speriamo che il nostro meraviglioso aeroporto San Francesco, aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, possa veramente, finalmente decollare. Così si conclude la nostra trasmissione odierna. Io ringrazio di cuore il dottor Umberto Solimeno, direttore dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia, San Francesco d'Assisi. Ringrazio sempre il dottor Riccardo Marioni, portavoce della SAS. Ringrazio voi sempre, ovviamente, carissimi telespettatori, e che dirvi, provate a volare con San Francesco d'Assisi. Alla prossima, con Calvicio. Il programma è presentato da...